Buon pomeriggio a tutti, stiamo attendendo un po' l'ingresso da parte di tutti i partecipanti, intanto pian piano mi avvio dandovi il benvenuto. Io sono Matteo Negato di USMART, Fondazione Università degli Studi di Padova, e siamo oggi collegati per il Digital Open Day del Master di secondo livello in Geostatistica per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Vi do delle veloci comunicazioni di carattere logistico per il buon svolgimento appunto del Open Day stesso. Chiediamo di tenere durante l'illustrazione dei relatori l'audio disattivato in modo che non vi siano, diciamo così, interferenze, che quindi l'audio risulti perfetto. Invitiamo sin da subito a riportare eventuali vostre domande che vi sorgessero già da ora in strumento chat di Zoom, si trova nella fascia in basso al centro di Zoom stesso. Considerate che ci sarà proprio una parte finale, un quarto d'ora, dedicato, dopo l'illustrazione dei relatori, dedicato proprio all'interfaccia con i relatori stessi, e in questo periodo, in questo momento, potrete fare le domande e richiedere eventuali approfondimenti. Ricordo inoltre che questo Open Day sarà registrato, affinché possiate rivederlo se lo vorrete, o beneficio magari di chi vorrà consultarlo, e sarà messo a disposizione sin dai prossimi giorni sul sito web del master stesso, laddove vi siete iscritti per questo Open Day. Non rubo altro tempo e passo subito la parola al direttore del master, il professor Francesco Pirotti. Bene, grazie Mattia per la presentazione. Intanto mi presento, i direttori sono due, io e la professoressa Catalan, a cui lascerò la parola a breve quando faremo degli esempi del master. E il master è nato da una bella collaborazione tra diversi dipartimenti e unità di ricerca e occupandoci noi al Dipartimento TESAF, Territori e Sistemi Agroforestali, insieme anche al Centro Interdipartimentale di Geomatica, fondamentalmente di dati geografici, cioè dati che hanno una collocazione nel territorio ben precisa e che questa collocazione quindi aiuta a interpretare determinati fenomeni. Fenomeni che nel master vengono legati alla parola salute nel senso più ampio, quindi non soltanto la salute delle persone, ma anche degli animali e in generale dell'ambiente, quindi vegetazione sia agricola che anche forestale. E partiamo subito con la presentazione e tutto quello che dirò adesso le trovate nel sito del master, quindi non mi soffermo più di tanto, è una durata annuale, vedete che a fine novembre iniziano le attività e praticamente il master è online, quindi un master particolare che non richiede la presenza fisica di chi segue il master, in quanto tutto è ovviamente ci sono delle interazioni con i docenti online e ci sono, come vedremo dopo, anche delle prove in itinere. Quindi ovviamente non sarete lasciati, i docenti non lasciano soli chi segue il master, anzi seguono passo passo la formazione e diciamo la buona riuscita dei vari moduli e la comprensione viene validata da queste prove in itinere che devono essere completate. Questo è molto importante per, ovviamente perché il master dà poi un titolo che può essere utilizzato, quindi il titolo ovviamente deve essere collegato a un'effettiva conoscenza. Quindi avrete tanto materiale e anche le prove sulla piattaforma in Moodle, che noi chiamiamo Moodle, che è quella dove troverete le prove, il materiale, i link per contattare i docenti, eccetera. E questo l'ho appena detto, quindi serve proprio per consentire a chi lavora di diciamo, dare la propria tempistica anche nello seguire le lezioni, quindi è libero di decidere il passo da dare all'apprendimento. Quindi può seguire quando vuole, l'importante è che passi con profitto le prove in itinere.
La selezione avviene per titoli, quindi chi vuole partecipare al master, è un master di secondo livello, quindi deve avere una laurea magistrale e ci sono delle agevolazioni. Il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo paga il 20% e c'è una PA 110 Lode, che è una convenzione dove i dipendenti della pubblica amministrazione hanno una riduzione del 20%. E c'è anche la possibilità di seguire come uditori con una scontistica che vado a memoria, Mattia casomai mi correggerà, che è del 50%, e che da quanto ho capito appunto non esclude lo studente dal project work finale e viene rilasciato non il titolo, ma un certificato di partecipazione. È una cosa un po' diversa. E il tirocinio, siccome abbiamo avuto delle richieste riguardate il tirocinio, non sono nello specifico previsti i tirocini con delle aziende, appunto perché il target dei fruttori del master dovrebbero essere persone che lavorano, tuttavia eventuali richieste di collaborazione con delle aziende possono trovare spazio nel project work, quindi nel lavoro finale dove si affronta un tema e si porta, una relazione riguardo il tema scelto. Questo tema potrebbe essere condiviso con un'azienda specifica che viene contattata o che già si, con cui già si ha dei contatti, quindi sia da parte di chi segue il master oppure eventualmente dei docenti. E questo project work sostituisce lo stage. Il programma, come adesso anche qui non mi soffermo tantissimo perché trovate online tutte le informazioni, però volevo sottolineare il fatto che appunto i primi moduli insegnano a utilizzare dati geospaziali, quindi tutta la parte legata ai sistemi informativi territoriali, chiamati anche GIS. E come ottenere i dati e analizzarli nell'ambito di un sistema di riferimento cartografico, quindi con il dato di geolocalizzazione esplicitato. C'è poi un modulo legato al telerilevamento, quindi tutto l'utilizzo molto importante, specialmente nel futuro, in quanto i dati telerilevati dallo spazio sono sempre più numerosi. E viene insegnato anche l'utilizzo di cloud computing, quindi sistemi di computazionali online come Google Earth Engine. Quindi c'è una forte, in questo master c'è una forte componente legata agli ambiti di programmazione, sia R che JavaScript nel caso di Google Earth Engine. I moduli poi si addentrano nella parte più analitica che riguarda la geostatistica, l'identificazione di aggregati o cluster, che è molto importante ovviamente nell'ambito epidemiologico, con i pattern anche spaziali e spazio-temporali, profilazione delle unità e aree di alto rischio e analisi punto sorgente. Vedremo comunque, sto andando un po' veloce perché vedremo anche degli esempi che abbiamo portato, perché penso che gli esempi siano estremamente utili per comprendere di più. Inizio io subito con gli esempi legati al telerilevamento. Questo è un pannello che viene messo a disposizione agli studenti per comprendere un attimo, effettivamente, un'immagine, come che dati, che informazioni riporta e cosa siano alcuni termini tecnici, ovvero sia cosa siano le firme spettrali e come si possono ricavare delle mappe con degli indici, quindi dei numeri fondamentalmente che rappresentano delle informazioni sul territorio. Queste informazioni poi vengono utilizzate nell'analisi geostatistica, quindi nella parte più analitica, in ambito GIS, in ambito di altri software specifici, poi per fare un'analisi proprio che riesca a riprendere le eventuali relazioni tra fattori che noi riusciamo a misurare o stimare con i dati telerilevati, invece con alcune osservazioni in ambito appunto della salute. Qui lascio un attimo la parola alla
mia collega, quanto vi farà un attimo un esempio, quindi iniziamo adesso con gli esempi. Quindi la professoressa Catalan, a te la parola. Sì, grazie Francesco, buongiorno a tutti. Intanto mi presento un attimo. Io sono il vice direttore del master e sono uno statistico, quindi vado sulla parte del master che è più l'analisi dei dati una volta che sono stati, diciamo così, raccolti. E quindi arrivo sulla seconda parte del master. Qui ho pensato di portarvi un esempio sul modulo 5, se non mi ricordo male, che è la profilazione delle aree ad alto rischio, con un esempio di salute umana, diciamo così, anche se potete pensare di estendere questo in svariati campi che vanno. In particolare mi riferisco al mondo One Health, quindi al mondo della salute degli animali, alla parte veterinaria. Infatti, ancora non era pronto, ma c'è una studentessa che sta facendo questo sul un patogeno delle api mellifere come project work quest'anno e sta lavorando su tutta Italia utilizzando proprio questi modelli di cui qui vi porto un esempio. Allora, l'esempio è sulla distribuzione spaziale, sulla distribuzione geografica di una malattia femminile che è l'endometriosi in una regione italiana, che è il Friuli Venezia Giulia. Allora, innanzitutto ci sono un po' di nozioni anche di epidemiologia che servono in questo caso, che però verranno ripercorse anche nel corso delle lezioni del master. Che dati abbiamo intanto a disposizione qui? Abbiamo un numero ecologico, si dice. Perché? Perché per ogni comune, quindi a livello ecologico, a livello aggregato, noi siamo interessati a studiare il numero di casi di endometriosi nelle donne in età fertile, nella regione Friuli Venezia Giulia. Quindi, diciamo, il dato che noi abbiamo a disposizione, appunto, è aggregato a livello, comunale. Proprio per questo si parla anche di, dati areali quando, vediamo questo tipo di analisi. Allora, la prima cosa che potrebbe venirci in mente di fare che cos'è? Mappare il numero di casi osservati. E qual è il problema? Che come ben sappiamo tutti quanti, il numero di casi che noi osserviamo in un particolare comune dipende dalla popolazione che ha generato i casi. E quindi bisogna un attimo prendere in considerazione questa variabile, la popolazione, il numero di casi nelle città è per forza più alto del numero di casi che avviene nei comuni scarsamente abitati. Non perché si sta meglio, ma semplicemente perché la popolazione che genera i casi è più grande. Quindi bisogna tenere conto di queste considerazioni. Allora, io qui nella parte sinistra vi faccio vedere un indicatore che in termini tecnici si chiama rapporto standardizzato di incidenza. Che cosa vuol dire? Beh, standardizzato per l'età della popolazione, perché anche qui più uno è anziano e più è facile che produca casi. Quindi quando noi abbiamo gli osservati dobbiamo tener conto anche dell'età. E quindi standardizzare, si dice in termini tecnici, in salute umana, questo indicatore proprio per rimuovere l'effetto dell'età. Allora, questo rapporto standardizzato di incidenza è quello che si chiama un rischio relativo. E come viene costruito qua? Dovete fare cioè fare finta, dovete pensare che la media qui su tutta la regione Friuli Venezia Giulia è 1. Quindi si vede male qui la scala, però si va da zero a più infinito, diciamo così. Che cosa voglio dire? Che se questi valori di SIR vanno da 0 a 1, vuol dire che quel particolare comune lì, che andrà sulle scale di bianco della scala di grigi, diciamo così, sta meglio rispetto alla regione come media. Quelli più grigiolini, invece, quelli più grigio più scuro, hanno un SIR maggiore di 1. Che cosa vuol dire? Che stanno peggio rispetto a uno che è la media regionale. Questo
tipo di costruzione di questo indicatore è quello che usualmente viene utilizzato nella costruzione di mappe di dati areali, perché altrimenti non sono leggibili. È leggibile la mappa in sé, quindi la media è 1 e valuto i comuni che stanno meglio rispetto ai comuni che stanno peggio in quella particolare regione. Allora, qui le scale, vedete, vanno, se guardate l'istogramma, questo diagramma qui a sinistra, il SIR va da 0 a più infinito, tra virgolette, come dicevo prima, in questo caso a massimo 3. Che cosa vuol dire? Che ci sono dei comuni, questi in grigio, nero, nero qui, che stanno molto peggio, hanno 3 volte di rischio in più di endometriosi rispetto alla media regionale. Quelli bianchi invece sono quelli che stanno meglio rispetto alla media regionale. Qual è il problema però? Perché questo è basato sui dati osservati. E i dati osservati, come dicevo prima, dipendono da che cosa? Dalla struttura della popolazione. Che cosa voglio dire? Che dove noi vediamo questo nero qui è colpa del numero di casi osservati o è colpa della numerosità della popolazione? Quindi, nella costruzione del SIR abbiamo detto abbiamo rimosso l'effetto dell'età. Ora dobbiamo rimuovere l'effetto dimensione della popolazione. Perché potrebbe essere che qui, questi neri qui, sì, questi neri che vediamo come spot a nord della regione, per chi conosce il Friuli Venezia Giulia, quassù in montagna non ci abita praticamente nessuno. Quindi potrebbe essere che quegli spot che noi guardiamo e diciamo accidenti, ci sono degli eccessi, lì c'è un problema di endometriosi, siano semplicemente generati perché ho questo effetto dimensione della popolazione, cioè ho pochissima gente che abita lì, però vedo 2 o 3 casi che rispetto alla globalità della popolazione mi fanno venire fuori un eccesso. Allora, dobbiamo rimuovere l'effetto dimensione della popolazione del comune, che è quello che viene insegnato in questo modulo del master, cioè viene non solo insegnato a costruire questo indicatore, questo XIR, ma vengono poi insegnati in particolare 2 modelli, che sono il modello Poisson Gamma e il modello BIM di Bisa, York e Mollier, che permettono appunto di rimuovere l'effetto di questa dimensione diversa nei comuni della popolazione. Non sto a soffermarmi, ma l'effetto è evidente. Le mappe che vengono fuori qui, RR lisciati, sono modelli che lisciano il SIR. Lo vedete benissimo, c'è un effetto lisciamento e si vede se c'è un andamento spaziale, questo viene meglio messo in evidenza quando rimuoviamo l'effetto della dimensione della popolazione. In questo particolare caso dell'endometriosi in Friuli Venezia Giulia, con entrambi i modelli è chiaro che c'è un andamento geografico ed è chiaro che c'è un eccesso di rischio qua giù a sud del Friuli Venezia Giulia, in particolare in corrispondenza di comuni che stanno in una zona che è un SIN di bonifica nazionale, qua giù in fondo, che non sarebbe emerso, o comunque sarebbero emersi altri spot se noi non avessimo considerato questa rimozione dell'effetto della dimensione spaziale. Quindi, in questo modulo in cui io intervengo particolarmente, ci saranno esempi di salute umana, soprattutto su questi modelli che servono proprio per rimuovere quella che in termini statistici si chiama sovradispersione. Sovradispersione è una sovravariabilità di ciò che osservo, il SIR, dovuto a una variabile che è la dimensione della popolazione, e quindi dobbiamo correggere per questo. E ci sarà un'introduzione statistica, ovviamente, a questi moduli, che sarà una cosa, diciamo così, di carattere tecnico, ma di carattere generale. Serve per avere idea di che cosa stiamo andando a fare dopo. Quindi, faremo utili anche, diciamo così, i commenti che vengono fatti in questi 2 anni dagli studenti per essere anche a supporto di chi non ha delle grosse nozioni di statistica per riuscire a fare un percorso che comunque sia, diciamo così,
proficuo anche quando viene richiesta appunto la parte statistica di questo master di geostatistica. Io ripasso la parola, chiudo qui perché credo che sia fondamentale che parlino anche gli studenti che hanno fatto il master. Grazie, grazie, perfettamente molto chiara. Allora passiamo subito agli studenti e passo la parola a Perla che presenta il titolo in inglese, ma lei parlerà in italiano: Association Between Residential Green Space During Childhood and Eating Disorders in Padova. Ovvero sta facendo un lavoro per analizzare se c'è una relazione tra i disturbi alimentari e la presenza o meno di verde urbano. E lascio la parola, dimmi pure quando andare avanti con le slides. Sì, grazie professore. Buongiorno, io mi chiamo Perla Rivadeneira, sono una studentessa del corso di geostatistica per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Scusate se faccio qualche errore in italiano, però spero comunque si capisca bene. Oggi sono qui per presentarvi il mio progetto del master. Dove il supervisore, appunto il professore Pirotti, ed è intitolato Associazione tra aree verdi durante l'infanzia e disturbi alimentari a Padova. Anche se in realtà il campione di individui comprende anche due comuni veneti attaccati alla provincia di Padova, che sono Stra e Vignogu. Questa ricerca è il primo studio di questo tipo in Italia. Sono stati condotti studi simili in Danimarca, in Gran Bretagna, ma in Italia, in particolare a Padova, e questa associazione non è mai stata studiata in precedenza. E nel dataset che abbiamo usato abbiamo un campione di 1490 individui. E affetti da disturbi alimentari, tali anoressia, bulimia, purging, e in la maggiore parte dei casi si presentano queste malattie anche in maniera congiunta. E dalla mappa potete vederli, sono i punti gialli. Inoltre abbiamo altri 900 individui che servono come gruppo di controllo, che sono i punti blu sulla mappa, e vi dico solo due parole su questo. In studi epidemiologici, che sono studi dove si cerca di capire la distribuzione e i motivi della diffusione di una malattia, di solito si usano due gruppi: un gruppo affetto dalla malattia, chiamato gruppo di controllo, che ci fornisce le caratteristiche degli individui malati, e un altro gruppo di confronto che ci dà informazioni sulle caratteristiche degli individui non malati. In questo modo possiamo confrontare come le caratteristiche proprie di un gruppo incidono sulla malattia. Ad esempio, nel nostro caso, noi vogliamo capire se gli individui con disturbi alimentari hanno delle differenze con rispetto al gruppo di controllo riguardo al verde che li ha circondati da bambini, e se questo fattore in qualche modo crea delle condizioni per sviluppare la malattia. Usando anche metodi come regressioni si può determinare in che misura questo fattore può incidere sulla malattia. Noi originalmente avevamo pensato di poter usare delle tecniche econometriche di tipo più spaziale, però abbiamo notato, e potete vedere dalla mappa, che il campione non è stato scelto in maniera casuale, il che è una condizione fondamentale per po poter usare, ad esempio, regressioni di tipo ecologico. Che abbiamo, appunto, come ha spiegato la professoressa, l'abbiamo imparato nel master. Però è chiaro che c'è un problema chiamato in statistica di autoselezione, e quindi non stiamo osservando un campione rappresentativo della popolazione per ogni comune,
come si potrebbe tante volte fare con delle statistiche a livello nazionale. Ma in questo caso, dato che i dati sono stati raccolti in maniera concentrata intorno all'ospedale psichiatrico di Padova, che potete vedere la croce rossa, e quindi gli individui hanno deciso di andare in questo ospedale chiaramente per la vicinanza. Quindi non abbiamo un'idea chiara del rischio per singolo comune. Allora abbiamo pensato di usare un'altra tecnica già usata in precedenza per questo tipo di studi, chiamata regressione di Cox. Si chiama anche modello di rischio proporzionale o Proportional Hazards Model, e la regressione di Cox in termini molto, molto semplici è un modello di regressione che determina il rischio di sviluppare la malattia con un approccio di analisi di sopravvivenza, survival analysis. Nell'analisi di sopravvivenza si considera il tempo in cui si verifica la malattia nel gruppo di controllo, cioè le persone che sono malate. Si calcolano i giorni fino alla data del sondaggio per chi non l'ha sviluppata, perché non sappiamo se in futuro le persone potrebbero ancora sviluppare la malattia. E a questo tipo di dati si chiamano di tipo censurato, cioè noi facciamo una fotografia della situazione fino a un punto nel tempo, in questo caso fino alla data del sondaggio. Può passare alla prossima slide, per favore. Grazie. Allora, nel nostro database chiaramente non avevamo i dati della misura del verde, li abbiamo calcolati noi. E siccome avevamo gli indirizzi delle persone, ovviamente non sappiamo altri dati di queste persone perché sono protette dalla privacy, però abbiamo calcolato le coordinate degli indirizzi e quindi possiamo estrarre dati di tipo spaziale, dal raster, per esempio, che sono delle immagini georeferenziate dove ogni pixel ha un valore, o dati di tipo vettoriale, che sono delle forme, poligoni, che anche loro sono georeferenziati. E in questo modo possiamo estrarre i dati per ogni residenza da dati spaziali. E così abbiamo calcolato il verde intorno alla residenza di ogni individuo, intorno a 1 chilometro della residenza, e pre abbiamo preso la media del verde. Il verde lo abbiamo approssimato con l'indice di vegetazione di differenza normalizzata, dall'inglese NDVI, e questi calcoli li abbiamo fatti su Google Earth Engine, che abbiamo imparato appunto ad usare durante il master, e dove si programma in linguaggio JavaScript. Queste immagini che vedete le ho dopo processate per poterle gestire un po' meglio su Quantum GIS o QGIS, che è anche un tool che abbiamo usato estesamente durante il corso. Quindi l'NDVI è la nostra variabile target, ma servono anche altre variabili di controllo. E può passare alla prossima slide, grazie. Abbiamo dunque calcolato per ogni residenza queste variabili: popolazione, elevation, altitudine, PIL, GDP, emissioni di CO2, e potete vedere qui che ogni raster ha delle risoluzioni diverse, no? Per esempio, altitudine e GDP hanno delle risoluzioni molto, molto diverse. GDP ha una risoluzione bassa, mentre l'altitudine ha una risoluzione molto alta, che mi sembra sia sui 30 metri. Quindi ogni pixel ha una grandezza in unità di area reale, che rappresenta in questo caso un'area di 30 per 30 metri. Quindi alla fine abbiamo identificato il modello più adatto, abbiamo calcolato le variabili da fonti di dati spaziali, e abbiamo calcolato tre, ho fatto tre modelli diversi, anche come un po' uno studio di sensibilità della variabile target, che è il verde, l'NDVI, e abbiamo fatto dei cambiamenti in questi modelli, e
abbiamo osservato il suo comportamento, cioè alla fine abbiamo visto sempre lo stesso andamento. Livelli più alti di verde intorno alla residenza durante l'infanzia della persona riduce il rischio di sviluppare disturbi alimentari. Questo è il risultato dello studio. Il coefficiente viene sempre negativo e significativo, in tutti i tre modelli, quindi possiamo fidarci di questo risultato, dato i dati che abbiamo a disposizione. E nel modello che consideriamo più affidabile, il modello centrale ci dice che l'incremento in un'unità di verde corrisponde a una riduzione del rischio di malattia intorno al 33%. Quindi, in linee generali, questo è il mio progetto. Se avete delle domande, osservazioni, potete farle o contattarmi anche via email. Vi ringrazio molto per il vostro tempo. Grazie, grazie per la chiarezza espositiva, fantastico. E appunto dopo ci sarà tempo per delle domande. Passo subito dunque al terzo, a questo punto esempio, legato più a una parte forestale, e lascio la parola alla Paola Bolzon. Grazie Francesco. Io sono Paola Bolzon, sono tecnico al Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Quindi ho partecipato alla prima edizione del Master e ho una formazione, come diceva il professore, forestale. Con il supervisore, professore Emanuele Lingua del TESAF, questo è il titolo del mio project work, ovvero sia dinamiche di mortalità e accrescimento degli individui arborei nell'area permanente della riserva forestale di Cloise. Analisi spaziale con approccio diacronico. Avanti, grazie. Quindi, ho analizzato un bosco di un ettaro quadrato, 100 metri per 100 metri, per l'appunto in comune di Asiago, nel quale, è presente un soprassuolo arboreo vivo con un bosco misto di abete bianco, abete rosso e faggio e, alberi morti in piedi, cosiddetti tecnicamente snags, che, sono rappresentati, li vedete nell'immagine in basso a destra. I dati, dell'indagine si sono basati su rilievi cosiddetti dendrometrici, ovvero sia rilievi di diametri e altezza delle piante, effettuati nel 2009 e nel 2021, nel corso di due lavori di tesi. Quindi le dinamiche di accrescimento, competizione e mortalità sono state analizzate utilizzando delle tecniche di point pattern analysis che sono state per l'appunto studiate durante il master e i software che ho impiegato sono stati QGIS, Program ITA e R. Avanti. Brevemente, le tecniche di point pattern analysis si basano sulla posizione reciproca degli oggetti in uno spazio bidimensionale. L'obiettivo è proprio quello di utilizzare l'informazione che deriva dalla distanza tra i punti come elemento utile a comprendere i processi che hanno portato alla disposizione degli stessi punti nello spazio. Qui sotto c'è nell'immagine una rappresentazione di un concetto base della Point Pattern Analysis. Ci sono 50 punti contenuti da un rettangolo di uguale dimensione. Al centro vedete che i punti si distribuiscono casualmente, a sinistra la distribuzione di tipo cosiddetta regolare, mentre a destra la distribuzione di tipo aggregata o cluster. Avanti. Utilizzando il software QGIS, per introdurre i punti e successivamente Program ITA per la rappresentazione appunto spaziale, vediamo qui una rappresentazione qualitativa del popolamento che ho analizzato. In particolare in verde c'è il soprassuolo arboreo, ovvero sia gli alberi vivi, e in rosso sono rappresentati gli snags, sia nel 2009 che nel 2021. Avanti. Una variazione di questa rappresentazione qualitativa è rappresentata dalle mappe di densità del popolamento prodotte con R, con funzione di kernel gaussiano in questo caso. Sono tecniche anche queste che abbiamo imparato nel master e si vede a colpo d'occhio come la densità degli alberi vivi e morti, vari nel tempo e anche nello spazio. Avanti. Oltre all'analisi qualitativa, la Point Pattern Analysis si occupa anche di rappresentazione quantitativa,
Quindi qui ad esempio c'è una rappresentazione delle aree basimetriche delle varie piante e in rosso vediamo la specie focale. Quindi a colpo d'occhio si nota come l'abete bianco rappresenti nell'area esaminata, cioè presenti delle piante di grosse dimensioni, l'abete rosso è una situazione intermedia e mentre il faggio è presente soltanto con dei piccoli individui raggruppati e questo avviene perché in questo bosco il faggio è rappresentato da polloni cosiddetti che crescono dalla stessa ceppaia. Avanti. Qui ho riportato un esempio di quella che è una funzione di Point Pattern Analysis, cioè la Pair Correlation Function, GDR. Sostanzialmente si va a prendere ogni punto e a distanza di un intorno crescente R si va a vedere com'è la distribuzione degli altri punti. I grafici che vengono prodotti da questo tipo di analisi sono come nell'immagine sotto, qui nella slides. Le linee nere continue rappresentano quelli che sono gli intervalli fiduciali, perciò tutto ciò che esce da questa sorta di imbuto presenta una significatività statistica. Quindi in questo caso l'oggetto rappresentato, per esempio, mostra una distribuzione regolare in una scala spaziale da 0 a 5 metri dal punto. Avanti. Ecco, quindi alcuni risultati trovati dalla mia analisi, ad esempio l'effetto della densità del popolamento sulla mortalità. La densità degli alberi è più alta nelle vicinanze degli snags, a un intorno di inferiore ai 4 metri nel 2009, quindi inizialmente, e poi l'effetto della densità scompare nel 2021, quindi all'inizio diciamo che c'è una sorta di pressione selettiva che aumenta la mortalità degli alberi stessi. Avanti. Come accennavo prima, il faggio tende a essere presente in aggregati, proprio per la sua peculiare natura in questo bosco di polloni e ceppaie, e quindi nei primi 2 metri si osserva appunto un'aggregazione tra gli individui. Avanti. L'area basimetrica di un albero posto nelle vicinanze di altri alberi tende ad essere più piccola di quanto atteso. Questo effetto è particolarmente accentuato nell'abete rosso, dove in un intorno inferiore ai 13 metri dall'abete rosso si osserva che gli altri alberi sono più piccoli di quanto previsto. Avanti. L'abete bianco, inoltre, lo si vede qui da questo Schlatter's Index, mostra tende a formare dei cluster di area basimetrica. Questo, da un punto di vista ecologico forestale, è un effetto previsto, in quanto in un bosco maturo l'abete bianco tende a crescere a coppie di individui. Avanti. E infine, cosa succede all'area basimetrica dalle altre specie attorno agli alberi di abete rosso? Quello che succede nel bosco che ho esaminato, si vede che inizialmente c'è una correlazione dimensionale negativa in un intorno di 1 metro, quindi le altre specie tendono a essere un po' depresse dimensionalmente dalla presenza dell'abete rosso. Invece, successivamente nel 2021, si nota che vi è una correlazione dimensionale positiva in un intervallo da 8 a 11 metri dal punto. Anche questo, da un punto di vista ecologico, è prevedibile, in quanto in questi boschi misti poi può succedere che gli alberi tendano nel tempo ad assumere le stesse dimensioni o tendono ad assumere le stesse dimensioni. Ecco, grazie, questi sono alcuni dei risultati visti nel mio lavoro. Ok, grazie Paola. Molto, tutte le volte che ascolto è affascinante, effettivamente, di come si riesce a estrarre e provare delle relazioni appunto con dei metodi rigorosi. E quindi abbiamo quasi terminato la presentazione. Ripetiamo un attimo alcune cose legate ai materiali didattici. Abbiamo detto che su Moodle trovate tutto, ci sono ovviamente dei video sulle lezioni, quindi troverete le lezioni sotto forma di video a cui potete accedere quando volete. E ci sono anche degli script e delle slides, ovviamente ci sono delle dispense, slides, eccetera, e come abbiamo accennato anche delle pagine web interattive e dei link per degli incontri online che vengono fatti ogni qualvolta sia necessario e comunque vengono anche fatti
sono programmati durante il corso. E la prova finale, appunto, non c'è una prova finale, ma per avere il titolo, gli studenti devono presentare un project work, quindi avranno un tutore, un supervisore, un docente che li segue per il project work e possono o portare loro delle idee e dei dati, oppure appunto coordinarsi con il supervisore per fare dei lavori di ricerca e di applicativi su quanto hanno imparato nel master, e ovviamente poi devono aver anche fatto i compiti in itinere. Qui lascio la parola magari a Mattia, che vi ricorda alcune scadenze e il link, e poi lasciamo lo spazio alle domande. Cosa dici? Direi ottimo, grazie mille professore, grazie a tutti i relatori. Vado a specificare la scadenza da tenere a mente per l'effettuazione della preiscrizione, che ricordiamo essere vincolante per la successiva poi iscrizione e immatricolazione. La scadenza per effettuare la preiscrizione online è il giorno 6 ottobre 2023, ore 12:30, quindi consigliamo di effettuarla con un lieve anticipo, in quanto è richiesto anche il caricamento di certi materiali, e quindi è consigliabile farlo con qualche tempo di anticipo. Avete la possibilità, sempre accedendo dal sito well dedicato al master, attraverso il pulsante preiscriviti, di essere accompagnati digitalmente nella compilazione di appunto questa procedura. E ribadisco, la data della pubblicazione della graduatoria succede che post 6 ottobre il comitato ordinatore e la direzione del master si riuniranno e visioneranno tutte le prescrizioni, e se ne otterrà una graduatoria degli ammessi. Graduatoria degli ammessi che dal giorno 19, se non erro, 9 ottobre sarà messa a disposizione sullo stesso sito well del master, più volte nominato. In calce alla stessa graduatoria dove saranno presenti gli ammessi ci saranno proprio le istruzioni per procedere con il pagamento della prima rata da finalizzare subito, e quindi immatricolarsi alla proposta formativa, che prenderà quindi avvio da novembre, da novembre 2023. Quindi queste sono un po' le scadenze da tenere e il processo che ci aspetta. E ricordo, ne approfitto visto che ho la parola, mentre poi lascerò la parola, diciamo, ai partecipanti se vi è qualche richiesta di approfondimento. Quel che volevo un'ulteriore volta sottolineare è che questo Open Day sarà messo a disposizione, o meglio la registrazione sarà disponibile già dai prossimi giorni sul sito web del master. Saranno trasmesse anche queste slide che abbiamo visto illustrate oggi, e ne approfitto come ultima comunicazione, se qualcuno di voi è interessato, per informarvi che il giorno martedì 19 settembre alle ore 18 con il professor Dario Gregori vi sarà la presentazione di tutta la proposta formativa, si tratta di 10 master promossi dall'unità di UBEP, quindi l'unità a cui è afferente anche questo master. Quindi trovate, se lo volete, la possibilità in una box blu sul sito anche di del master di cui stiamo presentando, diciamo così, per iscrivervi, se lo vorrete, a questo Open Day presentante proprio l'intera proposta formativa di UBEP. Mi sembra di aver dato diverse informazioni, volentieri quindi giustamente i contatti a cui potete riferirvi per ogni evenienza, oltre ad ora cui siamo appunto disponibili anche se volete prendere la parola oralmente per fare la vostra domanda. In ogni caso, qui trovate gli indirizzi della segreteria organizzativa, telefonici e poi anche mail, quindi la segreteria di UBEP, segreteria@ubep.it,
www.umipd.it e una volta ancora ribadito il sito Well, che è un po' il sito di riferimento, Well UMPD, che è un po' il sito di riferimento per ulteriori approfondimenti che riguardano appunto il Master Geo 4H, 4H. E se diamo ora spazio, direi, ad eventuali vostre domande. Siamo a disposizione, i relatori sono a disposizione per darvi risposta. Sì, vediamo se mi sembra non ci sia niente in chat, quindi ovviamente se qualcuno vuole intervenire possono Parlo anche a parlare al voce, magari. microfono, sì, oppure mettere una domanda in chat. Oppure, visto che ci sono i contatti, ovviamente possono contattarci. Forse vale la pena, mi viene in mente, di ribadire che un po' anche il valore aggiunto, il venire incontro proprio anche ai corsisti, l'aspetto della modalità didattica, che è già stato ben sottolineato, quindi mi corregga professore se sbaglio, il master è proposto a distanza, tanto è arrivata una domanda, quindi è proposto a distanza, viene una piattaforma Moodle ad esclusiva visione ovviamente dei discenti, dei partecipanti, e in questa piattaforma saranno messi a disposizione i vari materiali didattici che resteranno a disposizione per tutto il percorso formativo e in più proprio sempre sulla stessa pagina Moodle periodicamente vi saranno anche convocati degli incontri di aggiornamento periodico, mi immagino, da parte con i vari docenti che interverranno durante il percorso di appunto in cui proprio ci si potrà confrontare tutti assieme se Sì, non esatto. erro. Vado a leggere la domanda 3. Sì, grazie. Lo leggi te e poi possiamo rispondere. Mi faccio io portavoce. Buongiorno, il mio interesse è principalmente sugli animali e le zoonosi. Spero di aver letto correttamente. Quanto spazio viene dato a questo? E poi Prosegua. sì, rispondo velocemente io, poi lascio la parola anche a mia collega. Sicuramente vengono insegnate delle tecniche, quindi sono applicabili assolutamente anche a questi casi qui. Poi ci sono, mi sembra che ti sia occupata te, Dolores, anche di qualcosa di simile o Sì, sbaglio? allora rispondo. Allora diciamo, come diceva Francesco, le tecniche che vengono insegnate sono estendibili alla salute animale come alla salute umana. Per quanto riguarda le parti, diciamo, di geostatistica, diciamo, i moduli dopo che i dati sono stati raccolti. Allora, ci sono degli esempi, in particolare sulla salute umana, ma anche sulla parte forestale, però, diciamo, se ci fossero delle esigenze di capire come i metodi che vengono presentati possono essere utilizzati in particolari problemi, noi ovviamente, come si diceva prima, il master è online, però siamo sempre disponibili via mail, ma siamo anche sempre disponibili per delle call organizzate anche in brevissimi periodi. Personalmente io ho lavorato con i veterinari della Federico II di Napoli e lavoro ora con i veterinari dell'Università di Torino e anche dell'Istituto Zooprofilattico di Torino e le tecniche che insegno al master vengono utilizzate proprio sulla salute animale. Quindi, insomma, ne nel caso possiamo anche parlarne più approfonditamente, però l'idea qui è di insegnare metodi che possono avere un ampio spettro di utilizzo. Se non ho risposto, insomma, poi o aprite il Posso? microfono se volete che facciamo una discussione più aperta. Posso anche aggiungere che ben venga un interesse specifico, nel senso Certo, per il che project work il project work soprattutto. ci si adopera per trovare dati in modo tale che possiate applicare i metodi poi in modo pratico per il progetto finale, Esatto. per il progetto finale. Esatto.
Grazie. C'è un'altra domanda? Vedo esatto un'altra domanda. Sono previste anche approfondimenti su modelli di deep learning per la classificazione delle immagini satellitali telerilevati, scusate. Qui rispondo io perché come gruppo di ricerca facciamo tanto, applichiamo queste tecniche sui dati satellitari parecchio. Nel master si impara a utilizzarli, si impara a applicare dei modelli. Mi sembra ci sia anche una parte legata al machine learning, ma il master di per sé non è sul machine learning. Se anche qui siete interessati, qualcuno è interessato nello specifico a utilizzare questo tipo di approcci, si può impostare un project work proprio su questo e appunto abbiamo parecchio materiale a Sì, disposizione su se questo, posso ma anche voi, aggiungere sì. una cosa anch'io, Francesco, che se ci sono anche degli interessi che vanno generali anche sugli studenti, quello che possiamo benissimo fare, che abbiamo fatto anche l'anno scorso, per dire, è organizzare dei seminari ad hoc che poi vengono non come lezioni tipiche, proprio dei seminari di chi si occupa nello specifico di queste cose, come una sorta di seminario lezione e poi rendere disponibili i video. Quindi questa è un'altra cosa che si può fare. Sì, perché queste tecniche, diciamo, sono se ne sentono molto, giustamente, sono molto interessanti, vengono proposti tantissimi progetti, vanno usate con un po' di occhio perché sono molto potenti, ma anche hanno un ambito di applicabilità, sono applicabili anche con determinati criteri che vanno seguiti, perché altrimenti si rischia di fare delle interpretazioni non corrette. E ho visto una mano alzata. Sono io professore per là. Mi ricordo che abbiamo infatti seguito una conferenza del professore, uno dei professori su machine learning. Ah, Francesco Sera, sì. Giusto. Francesco Sera, l'ultimo sì, Seminario, quindi sì. c'è stato un seminario. Giusto. Grazie, grazie. Spero di aver risposto, che sia stata data una risposta soddisfacente. Perfetto, grazie. Se vi sono altre domande, abbiamo capito anche in viva voce, se preferite, siamo a disposizione. Ed eventualmente trovate, ripeto, tutti i riferimenti che sono quelli che state pure vedendo ora, anche sul sito web del Master. Non vedo altre richieste, quindi se siete d'accordo, ecco, vedo invece un'ultima richiesta che è un'ulteriore richiesta che è arrivata. Viene chiesto se esiste un forum per confrontarsi tra gli studenti. La risposta è sì, anzi, sollecitiamo gli studenti a condividere i problemi tra di loro in modo tale che ci sia anche una cooperazione tra studenti. Al forum ovviamente poi intervengono anche i docenti, però magari a volte si ha dei problemi che sono già stati affrontati da altri e forniscono un input per la soluzione in modo immediato. Quindi c'è un forum, c'è uno spazio dedicato. Grazie. Ci avviamo quindi, se siete d'accordo, alla chiusura. Io ringrazio tutti i relatori intervenuti, ringrazio tutti i partecipanti, auguro un buon pomeriggio e rimaniamo volentieri a disposizione nel caso servissero ulteriori approfondimenti. Grazie ancora e buon pomeriggio. Grazie a Grazie a tutti. tutti.